Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale. Siamo qui per il quarto round delle Daily Challenge, ovvero quello in cui i punti varranno doppio. E i giochi usciti per questo round sono Crypt of the Necrodancer e Cookserve Delicious, con cui andrò a confrontarmi proprio adesso. Vi faccio vedere innanzitutto qual è la Daily Challenge, Weekly Challenge di questa settimana di Cookserve Delicious. È solo sushi, il che me lo mette un po' in quel posto. Nel senso che, innanzitutto, no, non posso far vedere forse la... No, se faccio results... No, non c'entra niente. Vabbè, volevo far vedere che non l'ho fatto, ma credo si possa intuire da qualche parte. Ok, currently there's your ranking at zero, perché non ho fatto niente. È stato velocissimo l'attimo in cui facevo vedere quello che hanno fatto gli altri, ma non si è visto, spero tanto. Detto questo, solo sushi. Cosa vuol dire per me doversi confrontare con solo sushi? Che... non c'è tanto grado di sfida, nel senso che se ci fossero stati più piatti, fossero stati più difficili, secondo me sarebbe stato più facile ottenere un distacco evidente magari da chi è meno pratico. Questo tiene la sfida molto elevata, nel senso che, bene o male, basta che la gente ci prenda la mano con il cibo e dovrebbe riuscire a gestirlo abbastanza bene. Alla fine basta che uno continui a provare lo stesso piatto per impararlo. E questo accende la sfida e mi piace. La cosa che piace un po' meno è che questo deve essere il mio gioco, dove io vado alla grande sul mio cavallo di battaglia. In realtà mi sa che dovrò faticare tanto. Detto questo, prima di passare effettivamente alla sfida, vi faccio vedere come funziona il sushi. È molto semplice, anche se tutto sommato complicato. In pratica dovremo riempire un piatto con 8 pezzi di sushi e dovremo semplicemente selezionare la lettera associata al cibo che ci viene richiesto. Per questo piatto abbiamo bisogno di 5 ebi, che è la E, un roe, un toro e un tuna. Sembra semplice, ma il problema è che ci sono lettere che coincidono. Ad esempio, ebi la E, roe la R, toro e tuna iniziano tutti e due con la T, ma uno è T e l'altro è U. Salmone è la S, mackerel è la M. Così, piatto è semplice, niente di compresso, faccio una prova e l'ho sbagliata, ad esempio. Non so neanche perché ero convinto di averla fatta giusta, ed è questo il problema principale. Quindi per cui... sì... sto pensando magari di non farmi prendere dalla fretta quando faccio... quando farò la weekly, ma di concentrarmi principalmente su fare le cose giuste. Nel senso, non dire vado veloce perché devo fare i piatti veloci, facciamoli giusti, perché secondo me si rischia di essere più penalizzati dagli errori che si fanno, perché io, per esperienza, giocando a Cookserve Delicious, i problemi col sushi li ho avuti non perché sia lento, perché non ci metta tanto a farlo, ma perché senza rendermene conto sbagliavo qualcosa. Ok, ve l'ho fatto vedere. E come sempre vi ricordo che Cookserve Delicious, essendo un gioco che impegna anima e corpo nella weekly, non prevederà un ottimo commentary, dato che farò del mio meglio per commentare, ma principalmente starò urlando gli ingredienti che andrò a cucinare. Quindi scusatemi se non sarà proprio il massimo della godibilità questo che andate a vedere, ma faccio il possibile, vediamo di ottenere un buon risultato. Allora, weekly challenge. Scelgo sempre il mio carissimo jacket di Hotline Miami. Ho sbloccato Cuphead, che è il gioco che deve uscire annunciato alle 3. Non lo sapevo. Ok, quindi siamo pronti? No, ma lo facciamo. Abbiamo 3 tentativi, come sempre. Via! Via, pensavo iniziasse subito. Ok. La tensione è elevata. Voglio agguantarla. Due eroi, due tuno, un salmo. E ok, il primo è andato. 1, 2, 3, toro, tuna, 1, 2, ok. Due roe, due toro, due salmon, mackerel, yellowtail. Ok, e l'ho sbagliato, maledizione, roe, mackerel, yellowtail, un agi. Ok, due ebi, un roe, un tuno, mackerel, yellowtail, un agi. Ok, cosa sto sbagliando? Un ebi, un roe, due toro, un tuna, 1, 2, 3, salmon. Ok, finirà malissimo. Ebi, roe, tuna, salmon, 8, 1, 2, 3, 2, un tuna, due toro, due salmo. Ok, sarà un casino. Ho già perso il ritmo. Ebi, roe, toro, tuna, salmo, mackerel, yellowtail, un agi. Ok, 5. Tuna, salmo, mackerel, yellowtail, un agi. Ok, 3. Ebi, roe, toro, tuna, salmo. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Ebi, toro, tuna, salmo, mackerel. Che ne ho perso uno. Ok. Ok, toro, salmo, mackerel, yellowtail. Ok, direi che questa è proprio di prova, eh. Ok,
2 Tuna, Salmon, Mackerel. Ok, 4, 2 Ebi, 2 Roe, 1 Toro, 1 Tuna, Mackerel. Ok, 5, 2 Ebi, 1 Roe, 1 Toro, 1 Tuna, Salmon, Mackerel. 2 Ebi, 2 Toro, Salmon, Mackerel. Non me lo perdo il 3. Ebi, 1 Roe, Roe, Tuna, Tuna, Salmon, Mackerel. Ho sbagliato, 1 Ebi, 1 Roe, 1 Toro, 1 Tuna, Salmon, Mackerel, gli altri. Un toro, un tuna, mackerel, yellowtail. Ok, cannato tutto. Ok. Direi che dobbiamo assolutamente, come avevo detto, concentrarci su quello che facciamo piuttosto che sulla velocità. Quindi direi che il commentary non ci sarà. Cioè, no, sì, parlerò, dirò cose come ho fatto per adesso, che non era commentary, è semplicemente leggere quello che capitava a schermo. Che 5 minuti e 5 non è considerabile. Ho 3 minuti e mezzo di penalità, quindi vuol dire che effettivamente ci avrei messo 2 minuti e 5, che è quello già un tempo forse considerabile. Ok. Sto bevendo un goccio d'acqua per schiarirmi la gola e il cervello. Vengo da una giornata di studio col mal di testa, quindi devo concentrarmi al massimo. Altri 2 tentativi. Questa era la prova. Adesso partiamo seriamente. Ok. Ho sbagliato, ci ho messo un roe, quindi li mettiamo tutti. 2 roe, 2 toro, salmon, mackerel, yellowtail. Meno male che devo concentrarmi. Ho già sbagliato troppo. Roe, mackerel, yellowtail, un agi, 5. Ok. 4 ebi, roe, toro, tuna, salmon, mackerel, yellowtail, un agi. Ok. 5 tuna, salmon, mackerel, yellowtail, un agi. Ok. 6 salmon, mackerel, yellowtail, 1 2 3. Ok. 7 2 ebi, un roe, una mackerel, yellowtail, un agi. Mi parte l'8, ma lo prendo. Un ebi, un roe, un tuna, 5 salmon, perdo l'1. Un ebi, un roe, 2 toro, un tuna, 3 salmon, 2 2 ebi, 2 roe, un toro, un tuna, 2 salmon. Prendo il 3. Un ebi, 2 roe, un toro, 2 tuna, 2 salmon. Ok, 4 1 2 3 1 2 1 2 3 Yes, 1 2 3 1 2 1 1 2 6 proprio uno dietro l'altro. 2 toro, 2 tuna, 2 salmo, dai. 7, 2 tuna, un salmo. Ok, 8. 2 ebi, 2 roe, un toro, un tuna. Ok. 2 ebi, un roe, un toro, un tuna, salmo, 2 mackerel. Ok, ci sto prendendo velocità. Toro, tuna, salmo, mackerel. Ok, 3. 2 ebi, 2 toro, 2 salmo, 2 mackerel. Ok, 4. Ebi, roe, 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 tuna, tuna, salmo, mackerel. Ok, 5. Un toro, salmone, mackerel, yellowtail. 6 ebi, roe, toro, tuna, salmon, mackerel, yellowtail. 7 toro, tuna, mackerel. 2 minuti e 38. Ok, con un minuto di penalità, quindi avrei fatto 1 minuto e 38 senza sbagliare quello che ho sbagliato. Quindi assolutamente devo concentrarmi sul farli giusti, perché prima ero a 2 minuti e 5 tipo, qua ho invece quasi 20 secondi in meno. No, più di 20, 22 secondi in meno. Quasi 30 secondi in meno, perché ci sono 5 secondi. Ok. Ultima tentativa, e questo adesso è quello assolutamente dove devo raffinare tutto, perché 2 minuti e 38 è ancora un minuto, è ancora un tempo troppo alto. Via. Non devo sbagliare niente. Ok. 1, 2, 3. Toro, tuna, 1, 2. 2 roe, 2 toro, 2. Ho sbagliato, merda. Roe, mackerel, yellowtail. Un agi, 4 ebi, roe, toro, tuna, salmo, mackerel, yellowtail. Non devo sbagliarne più nessuno. Tuna, salmo, mackerel, yellowtail. Ok. Mackerel. Uff, stavo già sbagliando. Ho messo toro, ho sbagliato. Niente, mi sa che questa va a fanculo. Roe, un tuna. Toro, un tuna, 1, 2, 3, non lo perdo il 2, 2 ebi, 2 roe, un toro, un tuna, 2 salmon, ok, 3, 1 ebi, 2 roe, un toro, 2 tuna, 2 salmon, ok, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 1, 3, 2 toro, 1 tuna, 2 salmon, 6, sbagliato, ok, questa è andata, merda, vuol dire che il tempo migliore è quello di prima e non è bello. 2 ebi, 2 roe, un toro, un tuna, 2 mackerel. Ok, 8. 2 ebi, 1 roe, un toro, un tuna, un salmon, 2 mackerel. Toro, tuna, salmon, 1, 2, 3. Ok, 3. 2 ebi, 2 toro, 2 salmon, 2 mackerel. Ok, 4. 1 ebi, 1, 2, 3, 1, 2, salmon, mackerel. Ok, 5.
Toro, Salmon, Macro, Yellowtail 6. Un Nebbi, un Roar, un Tortuna, Salmon, Macro, Yellowtail 7. Un Tortuna, Macro. Niente, 3 minuti e 11. Decisamente no. Avessi avuto 30 secondi in meno, cioè avessi fatto solo gli errori di prima, avrei fatto 2:41. Quindi sarei stato comunque sopra. Quindi vuol dire che ci ho messo più tempo rispetto all'altro. Non avessi fatto errori, sarei stato a 2 minuti e 11. Comunque sotto un minuto e qualcosa. Maledizione. Ah, potrei non essere arrivato prima. Decisamente. Decisamente. Secondo me devo temerlo Zetto, perché lui è molto bravo anche. Mi continua a dare il coreano, ma anche lui è molto coreano in questo gioco. E niente, mi sa che a sto giro potrebbe essere andata così. Non lo so, poi vedrò il risultato finale e voi lo vedrete negli altri video. Vedremo. E spero vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo segmento di questo round con Crypto. Tutti, io sono Rotos, bentornati sul mio canale. Siamo qua per il secondo segmento del quarto round del Daily Challenge Tournament. E siamo con Crypt of the Necrodancer, con cui dovrei recuperare l'onore, dato che l'ultima volta che è stato inserito Crypt of the Necrodancer nel torneo ho fatto una fine misera, nel senso che sono morto dopo 20 secondi con 0 di oro, tipo, ed è l'oro che conta. Nonostante io apprezzi tantissimo la colonna sonora e l'ascolti molto spesso, non gioco molto spesso al gioco, tanto che ho dovuto fare una ventina di minuti di allenamento prima di registrare, così vediamo un attimo come va. Non ho niente da spiegare, vi ho già spiegato tutto l'altra volta. Parlerò probabilmente a ritmo di musica, qua è un pochino più difficile, però ci proverò. Comunque non aspettatevi neanche in questo caso un commentary particolarmente elevato, ma vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Daily Challenge, via! Aspettate un attimo, vedevo 3 diamanti. Ok, avevo preso 3 diamanti giocando prima e non li ho spesi, quindi spendiamoli a caso. Va bene, sullo stocco. Che comunque queste cose che si sbloccano non vengono contate per la Daily Challenge. La Daily Challenge dovrebbe essere uguale per tutti. Vamos. Completa tutte le zone in una run. Sarà già dura finirla prima, non credo ci riuscirò. Tutti i giocatori ottengono lo stesso dungeon e si resetta giornalmente a mezzanotte. Continuare? Sì. Ok, adesso è il momento di parlare a ritmo. Sono già troppi nemici che potrebbero farmi male. Un danno preso, fantastico. Ho scoperto che questi basta starli a lato e non mettersi nel loro percorso e male non ce lo fanno. Ok. Mi tengo la bomba per usarla nello shop. Merda, già ho preso troppi danni stupidi. Perché se lo uso nello shop la bomba dovrei riuscire a ottenere i soldi dalle pareti, essendo fatte tutte esse d'oro. Ho già perso il ritmo perché ho smesso di parlare a ritmo. L'importante è mantenere il ritmo. E qui ho detto, mi raccomando, basta non andare dove cammina loro. Sono già rimasto con un cuore di vita nel primo piano. Sono morto. Non ci posso credere. Ogni cazzo di volta con Crypt va così. Non era di. A parte che qua sì, ero rimasto incastrato, avevo poco da fare. Ma sono i 2 danni che ho preso all'inizio, che sono stati stupidi. Stupidi proprio. E lo shop era su, sicuro che era su. Vabbè, contiamo su Cook. Contiamo tutto su Cook. Ricordo che in fondo al video potete trovare un link con il recap, con i punteggi aggiornati la settimana scorsa e i collegamenti al daily di tutti gli altri partecipanti. Andate a vederli assolutamente. Ci vediamo nel prossimo segmento. Ciao!